basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni. Una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web, in diretta con le web. E ci battiamo. Qui siamo sul ponte di barche, al fiume Azzurro. Quello che era una volta il fiume Azzurro. Vi faccio vedere l'alveo del fiume. Allora, a parte il fatto che una volta già in questa stagione qui era pieno di pescatori, se non ci sono, forse perché non ci sono più pesci, motivo sono una serie di concause. Andiamolo, vediamo dal di sotto questo ponte, capiamo subito. Questo una volta era quasi, sì, questo era l'alveo del fiume, era sempre occupato da acqua. Ora, ecco, vedete le macchine, dopo lo vediamo da vicino. Vedete come è strutturato il ponte? Là dove c'è quella macchina, là, c'è una salita. Dopo la vediamo da vicino. Ma questo è importante, che siamo nell'alveo del fiume. Cioè l'alveo del fiume si è ridotto tantissimo. Vuoi perché il Ticino, come si dice, i fiumi sono vivi, non fanno mai, ma anche nel giro di decenni cambiano il corso delle acque, per quello che nascono le Langhe, che sono dei vecchi rami del Ticino, che il Ticino ha abbandonato. Alcuni addirittura non hanno più né emissario né emissario, così fa il Ticino. Ma soprattutto perché è diminuita la portata d'acqua. Cioè la portata d'acqua media per la questione delle dighe è diminuita. Si parla sempre attaccato a un tavolo. Invece le cose bisogna andarle a vedere dal vero. Ecco, se io, qui c'è pochissima portata d'acqua. Il fiume si è ristretto, l'alveo si è ristretto. Se io drago, cioè vuol dire che porto via questa cosa qui, scavo, si restringe ancora di più. E l'unica cosa che ottengo, se tolgo anche quei rifiuti, l'unica cosa che ottengo, a parte che non ottengo niente, lo pulisco, va bene, d'accordo. Ma non è che il problema del ponte che voi vedete, vedete là, fa una salita, perché è mal concepito. Le barche sono appoggiate sul fondo e non galleggiano, non galleggiandole, tutte le vibrazioni vanno a scaricarsi sulle assi. Scaricandosi sulle assi si rovina. Dopo andiamo a vedere come è rovinato. Mi sono spiegato. Allora, se io anche pulisco tutto, vediamo quei 2, 3, 4 tronchi che vengono portati dalla corrente, non è che cambia niente anche quelli là. Succede anzi che corre di più l'acqua. Correndo di più non è che aumenta il livello. Se l'acqua corre di più, se l'acqua corre di più, non è che aumenta il livello e aumentando il livello fa galleggiare le barche. Vedete, il problema è che le barche qui non galleggiano, tutto il ponte è appoggiato sulla terra. Perché il problema è questo qui, l'hanno concepito per una portata diversa ed è stato fatto, oltre al fatto che è brutto, chiaramente se sotto c'è l'acqua, l'acqua è un mezzo, cioè è un elemento che è ammortizzante, diciamo, ma questa barca galleggia appena appena. Vedete, e soprattutto è fatto, qui è stato speso una cifra, vedete le assi sono rotte, dopo ve lo faccio vedere, costa, ma non perché c'è uno scuolo, poi quando sale l'acqua, chiaramente, vedete com'è tutto a dislivelli, non è un ponte, questo va a discapito di tutto delle assi, vediamo, qui la barca non galleggia, quindi quando passa sopra lì un'auto, tutte le vibrazioni vengono scaricate su un mezzo che non ammortizza. Questo non ammortizza ben niente. Già quella lì che è appena appena sospesa, però guardate quante sono forti. Questa qui appoggia, quella appoggia, quelle tutte appoggiano sul terreno. E per gran parte dell'anno appoggiano sul terreno. Questo è il problema. Il ponte quindi richiede una manutenzione, una grandissima manutenzione. È fatto tutto con questi svincoli, no? Con questi svincoli che seguono il terreno, salve, che seguono il terreno, però seguendo il terreno ovviamente creano dei su e giù sul ponte, che ha richiesto. Ecco qua, eccoci, ha fatto scavare. Allora, il risultato di quanto detto prima è del fatto che è fatto a sezioni. Se vedete, allora guardate, una sezione va su, una sezione va giù, una sezione sale. Le assi, oltre ad essere sottoposte alle vibrazioni
Vedete com'è conciato? Qui è un continuo mettere a posto assi e dopo poco tempo marciscono, anche perché secondo me, guardate le curve. Allora qui ci sono le curve, vedete già lì le giunte di ferro, i giunti di ferro, che questo qui è rotto, non sono in piano, non essendo in piano è stato progettato male. Adesso poi io non sono un esperto, parte che qui ci lasciano, perché questi qui, no, qui siamo noi italiani, qui lasciamo un po' di bottiglie sulla barca, là un po' di rifiuti. Vedete, fatto tutto a snodi, mettendo sotto pressione in questo modo, qui c'è una discesa, le assi, vedete, guardate, tutto rotto, veramente conciato, vero? Non è per fare il solito, è proprio root, è proprio tutto root. Tutto, tutto qui, questa è la dove dovrebbero passare le bici. Io ci passavo e c'è da farsi male, perché guarda, lo faccio vedere. Guardate, sono passati due ciclisti che stavano lamentandosi che ci si spacca, perché guardate, è veramente pericolosissimo. Faccio vedere, l'alternativa del ciclista è passare su qui, finché è la mountain bike, ma se è una bici da corsa ti ammazzi, eh? Guarda lì, faccio vedere da vicino. Ok? Vedete, le macchine sono costrette ad andare uno all'ora, guardate qui. Questi siamo al centro, quasi al centro del ponte. Qui la barca appoggia ancora, vedete? La barca appoggia proprio ancora sul fondo del fiume, non galleggia. Infatti vedete il risultato. Qui già entriamo, comunque le assi, poi il tipo di legno, non lo so, che sacrabecco hanno fatto, è tutto rotto. Questa è una manutenzione continua, guarda, dove cammino c'è un asse continua. Vedete qui il fondo? Dove in piano, questa è la mia idea, però sembra essere proprio, dove in piano è già, sì, è conciato, però anche lì richiede meno, ma proprio anche il tipo di legno, la concezione, qui io non sono un ingegnere, poi gli ingegneri ci diranno. Vedete, allora, il discorso della dragatura, non è che se io tolgo poi quei legni lì e vado dentro e scavo un fondo, se scavo un fondo, più è fondo il Ticino, più l'alveo chiaramente diminuisce, più problemi al ponte, cioè, quindi la scavatura del Ticino non è relata, il fatto di il dragaggio del Ticino non è assolutamente correlato, io non è che sono contrario, né? Il Ticino va pulito, i boschi vanno, ma non è assolutamente correlato con il problema dell'acqua, del ponte di barca del Ticino. Ostia, che va qui. Poi faremo una. Questo è un. Ecco, e poi qui c'è il punto più brutto. Ah, ma essendo basso oramai il Ticino rispetto alle sponde, qui è. Guardate la macchina, ve la faccio vedere come viene giù. Cioè, viene giù da una discesa, va uno all'ora e si spaccano tutte. Capite? Io mi ricordo, ma vi dico solo l'unica cosa, vi inquadro un posto. 30 anni fa, aspetta, 35 anni fa circa, sono venuto qua. Una mattina venivo da, io abitavo lontano, 30-40 km da qui, mi sembra di andare in un altro mondo. Sono venuto qua e prendevano le trote con la canna là, dove vedete. E adesso potete andare qua dentro e di trote trovate qualche siluro. Che sono, non so se sono, sono sia sintomo che causa. Questo qui è il ponte, guardate, qui ci sono le macchine, fanno una fatica, si spacca tutto. Faccio vedere l'ultima buca e la saletta. Ecco, questa qui è una buca, e questa è la salita. Faccio vedere le ultime immagini, proprio qui, del camminamento, dove dovrebbero passare le bici. Allargo un attimo, il panorama è bellissimo, che peccato, è come quando andiamo alla Certosa, è un che peccato continuo, minchia, veramente sono dei virus, e ci sono i virus in Italia, voilà.
qui c'erano anche le barche dei pescatori che andavano, venivano. C'era vita, vita. Ultimo pezzo, eh? Non c'è neanche l'ultimo pezzo, speriamo che sia giusto. Ma che? Guardate. Chi lì? E poi comincia. Anche qui, guarda, le assi dove c'è il corrimano è anche lasciato andare. Questo legno qui, con l'umidità che c'è in Lombardia, il Duraminga. Ultima cosa, questo è stato rotto, era quello che delimitava i mezzi alti oltre un tot, perché passando sul ponte, credo che sia... C'era anche il cartello dell'altezza, un 2,50 m. Videosorveglianza, non c'è niente, qui ha rotto il... Guardate cosa. Un po' lasciato andare, anche qui vedete le case. C'è una telecamera, adesso andiamo a vedere. Sì, c'è un cavo interno. Un cavo interno. Ci sono una, due, tre telecamere con cavo interno. Non so dove sono collegate a che cose. Se sono finte, se sono vere. Avranno filmato chi ha distrutto lì. Peccato, adesso è un po' buio. Questo invece è il filmato. Ma vedete già, questa qui è la strada, Trivolzio, Casorate. Che riguarda provinciale. La strada Bereguardo Casorate. Aspetta, guarda lì, guarda che bella la trasmissione prima. Faremo una raccolta firme per da presentare in provincia perché venga sistemata. Le strade della provincia sono molto messe male, anche quelle dell'Oltrepò. Questa se vogliamo è tutta sviluppare così, il turismo dobbiamo assolutamente sistemarle. Abbiamo parlato prima, faccio un riassunto, facciamo un attimo il filmato. Non abbiamo, ci sono parlato soldi. Abbiamo parlato prima del, come si dice, del problema della Certosa di Pavia, che è stata lasciata veramente proprio... scusate perché c'è un problema tecnico. Allora, è stata lasciata, adesso ha bisogno di una manutenzione di 30 milioni perché ci sono problemi di sicurezza, ci sono problemi sulle mura, ci sono problemi di restauro e nonostante questo il presidente del Demanio ha negato l'accesso agli atti al nostro rappresentante in Senato Luisa Orellana, a Cesare Del Frate e alla nostra rappresentante in Regione Yolanda Nanni. Stanno preparando tutte le azioni possibili, le azioni legali, le interpellanze e anche sono stati aperti due filoni di indagine possibili con degli esposti in procura. Perché i frati, la cosiddetta convenzione fra i frati e il Demanio in realtà non esiste e questo sta a indicare che c'è stato una cattiva amministrazione della Certosa di Pavia, che è un gioiello mondiale. Noi non ci fermeremo, così come i nostri rappresentanti prenderanno tutti i provvedimenti necessari attireranno l'attenzione di tutti i politici per far sì che si possano risolvere i problemi del ponte di barca che abbiamo visto prima e adesso ci interesseremo anche dell'allargamento ad opera dell'autostrada Serravalle di quel pezzo di strada che va dal casello di Bereguardo che effettivamente andava sistemato fino a Pavia. Scusate, ho già, è un'ora che sono qui, siamo un po' stanchi, devo ancora mangiare. Chiedo scusa, questo non lo sapete, è una televisione infatti. Abbiamo avuto prima con noi il candidato sindaco Luigi Matulli, c'era sua figlia, ci ha parlato delle esigenze dei giovani, c'era Antonio Parisi, nostro attivista, che abbiamo parlato e chiacchierato di tutti questi problemi. Abbiamo visitato il sito del comune di Casorate, che può essere migliorato soprattutto per permettere alle persone una consultazione facile dei documenti, perché la trasparenza è una cosa importantissima. Allora adesso mando il filmato
della condizione delle strade da Trivolzio venendo a Casorate, da Bereguardo venendo a Casorate, dalla provinciale, e poi dei soldi che stanno spendendo, a quanto stando a certi giornali, per costruire una superstrada che secondo noi non era assolutamente necessario costruire nel tratto che va dal casello di Bereguardo fino a Pavia. Ecco, ve lo mando di nuovo. Partiremo con il tratto da Trovo. Forse ne ha messo un altro. Peccato, adesso è un po' buio. Aspetta che faccio passare un po' le macchine. Ma vedete già questa qui è la strada, Trivolzio Casorate, competenza provinciale. Aspetta, guarda lì, guarda che bella busa che è lì. Aspetta, vado avanti un pelo. Dietro, adesso non c'è nessuno. Guardate qui le buche. Buco. Ecco qua. Questa è tutta così, eh. Adesso passo la macchina. Non ci sono soldi. Non ci sono soldi. Ecco, adesso lo faccio vedere andando. Quella lì, buca a sinistra, buca, buchi. Questa è la strada. Tenuta da Bosone. È lui che l'amministra, è giusto, è così. E lui è responsabile di questa strada. Guardate un po', sentite, guarda, qua. Peccato che è buio, ma lo vedete benissimo. Vedete tutte le buche qui a sinistra. Manca la segnaletica, cioè quelle strisce bianche che vedete nutria. Quelle strisce bianche qui in centro è tutta una buca. Quelle strisce bianche che vedete, che dovrebbero esserci, delle delimitazioni di carreggiata, non ci sono. Quindi non ci sono, per fortuna non ci sono più i nebbioni, altrimenti qui è un disastro, perché la carreggiata centrale non si vede, e se c'è un po' di nebbia qui a destra, la linea bianca qui a destra non si vede, poi qui c'è ancora, verso Casorate non c'è più. A parte che andrebbe secondo me un pelo allargata, perché qui ci sono problemi, qui adesso c'è una buca spaventosa, ci sono anche entrate. C'è una carreggiata su, una giù, l'hanno rattoppata, e ancora c'è da fare dei lavori. Poi vedete che le linee, adesso perché non c'è la nebbia, se c'è la nebbia qui non si vede niente, niente, pericolosissimo. Infatti bisogna farle gialle con una bella vernice persistente chiusa. Qui siamo arrivati, purtroppo, mi dispiace anche dirlo, ecco, questo incrocio, questo posto è pericoloso, è successo anche, vabbè, è un incrocio un po' pericoloso, c'è un incrocio, scusate, una mezza curva, e qui c'è una buca, macchina, metti l'accento, buona. Questo di buche, qui bello in mezzo a Casorate, non so cosa è successo lì, c'è uno sprofondo, non so cosa è successo, c'è dovuto un pezzo, tanto prima delle elezioni ci asfaltano tutto, adesso prima delle elezioni asfaltano tutto, ci asfaltano anche la testa, ce l'asfaltano, li votiamo e dopo ci lamentiamo ancora. Aspettate che vado a sinistra, a destra, scusate. Tiriamo sotto il Beghi. Ciao Beghi. Allora, qui ci sono, hanno messo, ecco, queste, per queste opere qui, questa, allora, una, questa meraviglia qui che non so cosa hanno fatto di scavo, questa qui che è un sorta di dissuasore, forse ne ha messo un altro, 28.000 euro, bene, una bella gita. Ecco, avanti all'oratorio, qui la strada fa schifo ma dopo quando è ce l'asfaltano. Chiudo.
qui invece c'è un allargamento per non so che cosa di terreno, non lo so perché c'è sto allargamento. Adesso non so di quanto allargheranno e cosa faranno. Qui è picchettato, vedete c'è il picchetto lì. Qui sono, aspetta, qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metri. Di là in fondo ancora di più. Allora vi faccio vedere dalla macchina, aspetta, ferma lì, che allargano di qua e di là. Aspetta, Allargano di qua, di là. La metratura l'abbiamo vista prima, Non so cosa cacchio devono allargare questa autostrada, questo raccordo che... Allora, vi faccio vedere tutto. Di là, poi qui diventa strettissimo, non capisco come. Qui si sono presi un'area, praticamente tutto il verde qua, guardate un po'. Tutto il campo, tutto il prato si sono presi qui. Qui saranno 20 erotti metri che si sono presi per la rotonda, di qua anche di qua. Anche di qua, fino a Pavia, tutta l'area è, perché c'era bisogno qui. Non c'è nessuno, non passa mai nessuno qui, guarda, questo che è il traffico massimo che ci può essere qua su. Eccolo qua. C'era bisogno di allargarle, tireranno fuori qualche legge. Che il comma 2 e il 3-2, ma intanto butto via i soldi che di una partecipata che la Serra Valle scrive. Guarda qui. Qui si allarga perché devono fare una rientrante. Qui ha preso un bosco. Aspettami. Qui ha preso tutto il pezzo di bosco. Qui dietro, qui un pezzo di terreno, bosco, qui va. Guarda qua. No, perché è da vedere questa cosa qui. Di là, stessa cosa, scusate, c'è un controluce. Di là si vede meno, aspetta, anche pericoloso. Aspetta, di qua stiamo arrivando quasi a Pavia adesso. Comunque si è capito che sono un lavoro bello grosso, non è un lavoretto questo qui, non è un lavoretto. Qui alle rotonde altri lavori, qui non so come faranno con la cascina, ma qui ci sono presi tutto l'altro pezzo, tutto fino a Pavia. Adesso esco e rientro dall'altra parte. Scusate, non è che faccio guidare e filmare con una mano. Di là per esempio è picchettato, non hanno ancora cintato, ma è picchettato, non si vede bene ma è picchettato. Guardate qua, quanto terreno si prendono, guardate che terreno si prendono. Guardate, qui si vede bene. Oh. La cosa strana è che qui per esempio, appena entrati da via Riviera, non c'è picchettato niente, quindi qui non so, probabilmente non l'ha. Qui non c'è, poi più avanti, ecco, qui già a sinistra c'è un sacco di terreno preso. Hanno messo un cartellone, quelli lì luminosi. Però, ecco, di qua è picchettato, è già picchettato, quindi allargheranno di qua. Adesso non si vedono i picchetti, ma sono qui a destra dove sto inquadrando, e di là che è aperto, indietro no, boh. Peccato, adesso è un po' buio. Aspetta che faccio qui per dirvi, per salutarvi, per dirvi che è appena arrivato, anzi ve lo, se ce la faccio lo mostro, ve lo mostro, anzi ve lo mostro, ve lo mostro subito. In bocca al lupo dalle mie personali e grandissime congratulazioni ad Amatulli Luigi, eletto candidato sindaco Movimento 5 Stelle a Casalotto Primo. Luigi è impegnato nel volontariato, ha 49 anni ed è commerciante, una persona questa che ben onesta, scusate, che ben rappresenta l'attivismo dal basso. Avanti Luigi, hai tutto il mio supporto e quello degli amici pentastellati pavesi. Seguite Luigi su www.casalotto5stelle.it.
il sindaco, il candidato sindaco, mi è scappato il sindaco, Giuseppe Polizzi, candidato sindaco di Pavia, ha mandato ovviamente i suoi in bocca al lupo e ha chiesto un incontro, ma noi ci incontriamo sempre, perché questo è l'animo del Movimento 5 Stelle. Una buona serata a tutti, ci vediamo giovedì, conosceremo meglio Luigi e manderemo un servizio sulla corsa ben organizzata da parte della Contrada Sant'Antonio che si è svolta domenica mattina qui a Casorate, la corsa podistica che c'era a cui hanno partecipato 2000 persone. Buona serata a tutti, mando la sigla. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associata. Una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica, i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai. Ma chi conviene? Non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini.